Buona domenica a tutti, ben trovati. È un calcio, un mondo che ci sta riservando una sorpresa dietro l'altra. Ezio, buongiorno anche a te, buon pomeriggio. Buongiorno Massimo, buona domenica a te e a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Diciamo che qui è tornato il caldo tropicale, ma è arrivata come un fulmine la notizia dei saluti di Mancini. Quindi, tra l'altro, c'è qualche sviluppo anche sul retroscena di Bonucci, però magari ve lo diamo in chiusura. Intanto cominciamo con il tecnico che, senza, come dire, nessun tipo d'annuncio, con un comunicato che tu hai definito freddissimo da parte della federazione, beh, ha salutato Ezio. Ha salutato e se ne ignorano i motivi, si possono solo fare delle congetture. Diciamo che intanto la tempistica è meravigliosa perché oggi è la giornata, come tu sai, ogni giorno è la giornata internazionale di qualcosa, Sì, esatto. oggi è la giornata internazionale dei Mancini, Ah, guarda un Massimo. po'. Ecco, quindi è arrivato a fagiolo. Così com'è il momento stagionale, perché insomma, siamo quasi a cavallo di Ferragosto, le festività come sempre un po' in tutte le attività complicano il normale svolgimento del tutto e tu pensa che entro 3 giorni dovrebbero essere diramate le convocazioni, soprattutto per i giocatori italiani che prestano servizio all'estero in vista delle partite che la nazionale dovrà disputare agli inizi di settembre. Ora io ti prometto una cosa, come tu ben sai, ma non solo tu, tutti i nostri amici del canale o comunque chi mi segue è perfettamente al corrente di quanto della rappresentativa della Federbanana non me ne possa fregare di Certo, meno, certo. però, ecco, però il disappunto per queste dimissioni arrivate a metà agosto, perché se fossero arrivate 2 mesi prima, io sono assolutamente convinto che oggi la Juventus avrebbe un allenatore degno di se stessa, anche perché intanto insomma, è abbastanza scontato che nel momento in cui il più talentuoso che c'è lascerà la panchina di JJ, nessun altro club mai e poi mai lo assolderà e quindi come unica destinazione gli sarebbe rimasta la panchina della nazionale. Io, guarda, faccio queste congetture, il che poi non significano che siano vere, ma un fondo di verità c'è, perché alla fine qualche giorno fa anche Sport Mediaset ventilò Sì. una sorta di interesse dei dirigenti della Federbanana per Allegri. Ora, Mancini ha ricevuto un'offerta straordinaria Esatto, dall'Arabia Saudita. dai paesi arabi e quindi fatte tutte le sue considerazioni, magari una non sua totale aderenza alla recente distribuzione di ruoli che c'è stata relativamente alla nazionale, consapevole di avere una squadra di pipponi, probabilmente si è stufato di rimediare pessime figure e magari congiuntamente ad una grande offerta araba ha preferito cogliere Al la palla balzo. al balzo. Io spero che anche nell'ambito dei patteggiamenti, dei disdicevoli patteggiamenti che il direttivo di JJ ha collezionato con la nazionale, potesse rientrare negli accordi anche la possibilità di
liberare il facente funzioni su richiesta della Federbanana. Intanto Ezio, ti Non, dico, scusami se ti... ovviamente, guarda, è più una mia Chiaro. speranza che un qualcosa basato su dei dati oggettivi o di fatto. Però, insomma, è un bel colpo di scena per quello che riguarda questa giornata. Libera un altro allenatore, un altro concorrente per panchine che, insomma, si preannunciano discretamente bollenti già da questo inizio stagione, e mi riferisco naturalmente a quello delle tre Ezio, sì, scusami, perché delle tre io squadre ho, storiche, scusami no? Ezio, Juventus ho un e Milan. retroscena, scusa un secondo, che è arrivato adesso da parte di Sport Italia. Secondo Sport Italia, Mancini e Devani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina, lo leggo da Sport Italia, di inserire Bonucci nello staff dell'Italia. L'ingresso di Bonucci in azzurro avrebbe risolto anche un problema alla Juve. In tutto questo l'ex CT potrebbe avere anche delle offerte d'Arabia, lo sappiamo, ma questo, lo dico perché mi è arrivata adesso come indiscrezione, potrebbe essere, secondo Sport Italia, una spiegazione, Ezio. Ma la raccogliamo Certo. per dovere di cronaca. A me personalmente pare poco credibile che, insomma, un atto così importante, insomma, in Italia non si dimette nessuno. Quindi si è rimesso il commissario tecnico della nazionale, ma per causa di chi? Per causa di praticamente un ex giocatore ultra datato, che non è nemmeno detto sarebbe stato convocato anche se avesse continuato a giocare nella Juventus. Non, così, cioè, va riportata per rispetto anche di chi ci segue, ma a me sembra poco credibile, ecco. Non, poi ci sono le cose, ecco, in termini di calcio internazionale. Ti dirò che a me non dispiace l'implosione del Paris Saint-Germain e di questi momenti, la trattativa ovviamente sempre con gli arabi per il trasferimento di Neymar. La differenza tra distanza e offerta non è particolarmente sensibile, come sempre. Più di sempre, a maggior ragione, qui la verità sta nel muezzin, per cui un accordo lo troveranno senz'altro. Venendo alle piccolissime questioni di casa nostra, invece, giungono ovviamente voci dalla Germania, ma le avevamo già registrate anche noi, che Kostic sia sul mercato e che non venga neppure disdegnato un ritorno alla squadra da cui proveniva, Valeria Leintracht di Francoforte, e soprattutto si registra, pare su richiesta sempre del facente funzioni, un ritorno di fiamma, l'ennesimo stucchevole ritorno di fiamma su Domenico Berardi, giocatore che già più volte ha avuto modo di rifiutare la Juve. Anche questo riportiamolo per E dovere di cronaca perché è una cosa che fa ridere me stavolta. Prego, Ezio, che trovo sì. E inverosimile. Prego. alcuni giornali la riportano e così come indicano come possibili contropartite sia quella che vorrebbe la Juve, vale a dire Solé, sia quella che vorrebbe il Sassuolo, vale a dire Iling Junior. È del tutto evidente che nel caso in cui uno dei due, tra Iling, soprattutto se Iling dovesse partire, Kostic a quel punto resterebbe. Diciamo che c'è ancora parecchio in divenire, ma la cosa che mi intriga di più in questo momento è il mercato degli allenatori disponibili per la Federbanana, perché io faccio fatica a pensare che Conte, ecco, vada a guadagnare, No, insomma, infatti.
quattro spiccioli in croce in un posto in cui è già stato e in Appunto, cui non può lavorare come vuole, e qualora rimanesse libero, costituirebbe comunque un buon futuribile indizio. Non vedo invece improbabile, ecco, da parte di Spalletti l'accettazione infatti, di infatti. un'eventuale proposta per la panchina azzurra. Concordo. Allora, vedremo quello che accade. Oggi è arrivato il colpo di scena per Ferragosto, il 13. Mancini si è dimesso da Cittadina Nazionale. Sport Italia riporta che non avrebbe gradito le pressioni per inserire Bonucci all'interno dello staff. Questo è quanto, ma l'abbiamo detto perché comunque è dovere riportarlo, è una delle tante ipotesi. Ci vediamo presto, come sempre, iscrivetevi al canale e in termini di Juventus andate a vedere i video che stanno andando molto bene, relative naturalmente all'amichevole di ieri, con qualche indicazione in più. Ciao Ezio, a presto. Ciao Massimo, a presto, tanto per te quanto per i nostri amici di Juventus, una signora per due. Naturalmente, dovesse pungere di vaghezza, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Esattamente. Aug!